12 e 33 minuti in questo istante, mercoledì 24 marzo, benvenuti a una nuova puntata con Good Morning Milano, sempre qui in diretta dagli studi di Milano All News per raccontarvi la città, coloro che fanno grande la nostra città e le storie appunto che la animano. Apriamo la nostra puntata come sempre dando uno sguardo in diretta alla situazione atmosferica di Milano, parlando soprattutto di inquinamento. Sto parlando degli amici di Wise Air e del vaso Arianna, il vaso che con un sensore può respirare l'aria che respiriamo anche noi, ma dirci i livelli di inquinamento che ci sono nell'aria. In questo momento la media cittadina è di 15 microgrammi per metro cubo, il livello del PM2,5, quindi un ottimo livello di aria, un'aria pulita e respirabile. Ormai da qualche giorno finalmente sulla nostra città si è tornato a respirare, sicuramente il vento dei giorni scorsi ha aiutato. Grazie davvero a Wise Air che ogni giorno ci dà la possibilità di avere in tempo reale il dato del PM2,5 medio sulla città, grazie alle 100 Arianne installate sui balconi e sui terrazzi di Milano da normali cittadini, quelli che potete essere anche voi. Informatevi sul sito di Wise Air per sapere come fare ad avere anche voi un'Arianna sul vostro balcone. Continuiamo quindi la nostra trasmissione, l'apriamo oggi con degli ospiti che sono ben contento di avere qui. Prima fuori onda dicevo mi spiace averli qui per l'occasione, nel senso che vorrei averli avuti qui per parlare di tutt'altro. Sto parlando di uno spazio famosissimo a Milano che ahimè chiude i battenti, sto parlando dello spazio Ligera, e Federico Riccardo è collegato con noi in questo momento proprio per raccontarci un po' la storia di questo spazio, ma soprattutto per farci sperare un futuro migliore. Buongiorno Federico, benvenuto su Milano News. Allora Federico, spazio Ligera è uno spazio storico, uno spazio davvero nella memoria di tanti milanesi, però magari ci sono quelli un po' più distratti che dicono sì, l'ho già sentito, aspetta, dov'è che è, com'è che è? Raccontaci un po' allora cos'è stato lo spazio Ligera. Allora, lo spazio Ligera nasce a Padova nel 2007, quando lì c'era già un locale che faceva musica jazz e l'abbiamo preso in Riccardo nel 2007 e abbiamo iniziato subito a fare tanta musica dal vivo, era la nostra anima. La nostra idea era musica dal vivo, ma solo progetti originali. Quindi chiunque poteva suonare, dagli esordienti, ovviamente poi col tempo ci siamo fatti anche un certo nome in certi nella nicchia, diciamo, underground, nel punk, nel dark, così, quindi anche tanti gruppi dall'estero, però a noi piacevano i progetti originali e poi, insomma, altri progetti legati sempre alla cultura, al quartiere, quindi il Cineforum, e poi abbiamo fatto anche un piccolo editore di edizioni, e poi anche spazio al quartiere, alle associazioni, ai singoli cittadini, cioè uno spazio che era un locale, diciamo, al piano di sopra, ma al piano di sotto era una sorta di contenitore, di polmone per il quartiere che aveva bisogno di spazi. Polmone, ecco, polmone mi diciamo sempre parola, che Riccardo, polmone è molto bella come cosa, Federico, perché appunto dà l'idea proprio di quanto facevate respirare, di quanta aria buona davate all'interno di questo quartiere, appunto via Padova, una via... Io prima scherzando ho fatto una battuta, ho detto voi avete inventato Nolo prima ancora di Nolo, cioè avete fatto quello, siete riusciti a creare uno spazio davvero attrattivo in un luogo che magari nel 2007 insomma veniva visto un po' come estremo confine, estrema periferia, ma voi ci avete creduto e l'avete portato avanti fino ad oggi. Sì, quando abbiamo aperto nel 2007 tutti dicevano siete un po' pazzi, perché il grosso, molti commercianti italiani stavano un po' abbandonando via Padova, era allora proprio mollato un po' come ghetto. Invece noi abbiamo visto subito le grandi potenzialità, anche perché forse lo spazio Ligera è nato da dei viaggi che abbiamo fatto in Europa, cioè vedendo certi locali a Berlino, a Lisbona, vedevamo che i quartieri, diciamo, più multietnici erano poi quelli che stavano dando di più alle grandi città europee. E noi pensavamo che Milano stava diventando una grande città europea e aveva bisogno di luoghi come lo spazio Ligera che portassero avanti la cultura underground. E secondo noi via Padova era il luogo giusto. Io dico sempre, non ci sarebbe stato lo spazio Ligera senza via Padova, perché ha dato tanto a noi. Ovviamente
ci ha anche tolto qualcosa, magari, nel senso che magari qualcuno all'inizio non veniva, diceva no, è pericoloso, darti qualche, ma poi abbiamo visto che certe serate veniva gente da tutta la Lombardia, dalla Svizzera, da tutto il, cioè, nord Italia. E quindi penso che abbiamo fatto anche noi il nostro piccolo mattoncino per cambiare un po' l'idea di via Padova come quartiere pericoloso, e oggi lo vediamo, è un quartiere molto attrattivo, pieno di servizi, con ancora una serie di problemi, perché noi non ci siamo mai nascosti dietro l'idea del quartiere perfetto, ma con tante cose da fare, ma stanno arrivando tanti giovani, insomma, è un quartiere vivo. Ahimè, questa storia però è arrivata, diciamo, a una pausa, no, fine non mi piace usarla, chiamiamola pausa, anzi magari è finito un capitolo, adesso se ne aprirà un altro sicuramente, perché insomma le cose in quest'ultimo anno non sono andate molto bene, giusto? Sì, quest'anno è stato abbastanza terribile per noi, soprattutto per la nostra categoria, che eravamo locali, che arrivavamo alle 6, quindi capite che era, e facendo eventi in uno spazio al chiuso, ovviamente siamo stati molto penalizzati. Noi abbiamo accettato le chiusure, ovviamente, perché se sono indispensabili per il bene di tutti, per la comunità, le abbiamo accettate. Però ovviamente abbiamo visto un po' l'agonia del nostro spazio e non volevamo neanche che cambiasse natura, cioè che ci mettessimo a fare cappuccini, caffè, non era leggera. Noi vivevamo anche, per carità, potevamo fare anche quello, ma non era più leggera. Quindi abbiamo deciso di... poi vabbè, ci siamo logorati economicamente, ma anche moralmente, perché ovviamente è difficile fare un anno così senza avere nessuna prospettiva. E quindi abbiamo deciso di staccare la spina prima che appunto agonizzasse. Ecco, un esempio, prima mi dicevi fuori onda, cioè noi adesso siamo alle porte di aprile, voi in questo momento di solito state già cominciando a programmare l'autunno, giusto? Sì, noi facevamo prima le band internazionali, quindi erano 3, 4, 5, anche 6 mesi prima. E quindi noi avevamo una prospettiva a lungo termine, adesso è un anno che non riusciamo a programmare neanche domani, se dopo domani scriviamo. E per noi è veramente logorante. Quindi abbiamo deciso, diciamo, di staccare la spina prima che agonizzasse quella roba lì, che vogliamo che rimanga bella. Ma nessun accanimento terapeutico, giusto? Nessun accanimento terapeutico, avete deciso di intervenire voi. Sì, abbiamo deciso di dire, questa storia qui è chiusa. E anche perché chiedere dei soldi per... magari fra 3 mesi siamo di nuovo lì, fra 6 mesi non ci va, ecco. E invece magari chiudendo adesso ci rimarrà la voglia di ripartire con almeno una parte, di salvarne una parte, cioè forse la parte più bella, quella delle attività culturali, degli eventi, insomma. Però ecco, questo vediamo ovviamente cosa succederà. Però a volte, ecco, deve cambiare tutto perché non cambi niente. Ecco, per far finire appunto questo capitolo, ho usato la parola capitolo apposta, perché avete deciso di non far andare tutto però via così, come lacrime nella pioggia, no? Come diceva come il finale di Blade Runner, ma anzi sì. Avete deciso di immortalare questo momento, far diventare un momento importante nella vostra storia, nel vostro cammino, diciamo, nella vostra avventura. Allora, possiamo aiutarvi a fare che cosa? Allora, quando abbiamo annunciato che chiudevamo, abbiamo sentito talmente tanto un affetto di gente che ci ha scritto, ci sta continuando a scrivere, che abbiamo deciso che sapevamo che non era una storia nostra, cioè era una storia un po' collettiva. Quindi abbiamo deciso di fare una sorta di addio che fosse degno della nostra storia, che non fosse un abbraccio per tutti. Quindi abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi che ha proprio questa idea, questo obiettivo, che è scrivere un libro. Abbiamo già il titolo e anche la copertina, perché poi gli amici ci stanno, un fotografo ci ha fatto la copertina, Alessandro Didoni, si chiamerà Adios Amigos, che è come l'ultimo album dei Ramones, l'incredibile storia underground dello spazio di gira. E poi, se raggiungeremo un budget abbastanza largo, speriamo di sì, faremo anche un video che metterà insieme con gli amici, insomma, con degli altri amici che ci danno una mano, di Incognito Cinema, metterà insieme un po' tutto quello che abbiamo fatto. E devo dire, ci stanno arrivando tantissimi materiali, quindi chiediamo l'aiuto per farlo e anche i materiali, quindi le locandine, le foto e tutto quello che voi avete delle serate che abbiamo fatto. Devo andare a guardare allora nella Cassa Panca, perché forse qualche locandina salta fuori. Allora, va bene, farò così. Sì, noi ci siamo persi un po' di cose. Hai detto giustamente che sì, pensavate appunto di avere fatto qualcosa di importante nella città, comunque lo avevate capito, ma insomma è arrivato davvero tantissimo affetto nel momento in cui avete invece dichiarato di staccare la spina. Come ha risposto appunto? Quali sono stati i momenti
mi viene a dire più emozionanti forse anche di questo attimo che è passato. Ma è stata, diciamo, una settimana di lutto quasi. Però devo dire, ho sentito talmente tanta commozione di certa gente, che eravamo noi quasi a dover riposare. E questa cosa mi ha colpito, perché devo dire, io sono ovviamente molto giù, perché per me era un pezzo di vita, però abbiamo capito che per tanti era veramente una seconda casa, cioè non era un semplice locale, come ha scritto qualcuno, non era un bar, è difficile anche un po' da spiegare. E quello l'abbiamo cercato noi, perché non abbiamo mai trattato nessuno come un cliente, insomma, tutti come persone con cui parlare, con cui condividere qualcosa. E quindi, insomma, l'affetto di tanti... Ecco, noi quello che speriamo, che devo dire, al di là di noi, rinasca qualcosa, rinascano dei spazi, che la cultura underground a Milano viva, e che i giovani si rimbocchino le mani, che comunque siano aiutati, perché ci vorrà una sorta di piano marcia. Com'è il momento per l'underground a Milano? Nel senso che siamo, ormai è molto difficile capire certe cose, no? Cioè, l'esempio che spesso si fa è la musica indie ha preso il posto della musica mainstream quasi, ormai non si capisce più che cosa è indie e cosa non lo è. La street art ormai è un'arte sdoganata anche nei musei, quindi insomma è complicato capire. Ma credo esista ancora un underground. Cos'è l'underground a Milano al momento? Ma l'underground esisterà sempre. Il problema è che adesso ha dei canali che probabilmente sono quasi tutti virtuali. E di per sé non è una cosa negativa, però se non hai un palco dove esibirti, poi non è che fai tantissima strada, perché lo vediamo, poi c'è un gap fra chi... Noi vediamo le band che venivano dall'estero, che suonavano tantissimo, avevano un livello tecnico molto superiore mediamente alle band italiane. Okay. Ma non parlo di band arrivate, parlo di band. In Italia bisogna ricominciare a suonare tanto, bisogna dare spazio per suonare a tutti. E devo dire, secondo me, la differenza poi fra la grande città e la piccola città è l'underground. Cioè Milano, senza gli spazi underground, non è una città di provincia, si provincializza molto. Ed è anche vero che non ci possono essere solo spazi gestiti o, come dire, sorretti dal comune. Poi ci vogliono anche spazi indipendenti. Però adesso chi è che partirebbe da zero per fare uno spazio? Io non lo so, non è facile pensarlo. Io ho un'idea, forse quei pazzi della Ligera prima o poi lo rifaranno? Forse sì, ragazzi, non vi siete liberati di noi, ma non lo so, vediamo cosa succede quest'estate. Ricordaci come fare per darvi una mano, dove possiamo trovare il crowdfunding? Allora, il crowdfunding lo trovate su Produzioni dal Basso, che è una piattaforma, e lo trovate subito in home page. E appunto il progetto è Adios Amigos, l'incredibile epopea underground dello spazio Ligera. E lì trovate anche i contatti per mandarci le foto e tutti i materiali che avete accumulato e che avete in cassapanca, quindi statevi sotto. Allora metteremo sicuramente anche il link nei commenti alla diretta, in modo che possiate dare una mano direttamente per mettere su carta questa bellissima storia, che è quella della Ligera, dello spazio Ligera, e sperare, appunto, poi comunque la speranza è sempre l'ultima a morire, che magari, appunto, dopo l'estate quei pazzi della Ligera facciano ancora una ennesima pazzia, che tanto gli vengono così bene che alla fine siamo qui solo ad aspettare quello. Federico, io ti ringrazio tantissimo davvero per esserti collegato con noi, grazie mille per quello che avete fatto fino ad oggi. Io so che questo momento sarà un momento molto difficile per te, immagino davvero, lutto è la parola giusta, c'è poco da fare, è quello, però prendila anche come una piccola vacanza che vi siete meritati dopo tutti questi anni di grande lavoro, e sicuramente io sono sicuro che porterà grandi energie per cose nuove. Dai, speriamo, intanto abbiamo da scrivere questo libro, quindi insomma ci abbiamo da fare. Un abbraccio a tutti, veramente sentiamo molto affetto. Viva la musica, viva la cultura underground. E viva gli spazi. Insomma, continuate a seguirci nelle cose che facciamo online. Dai. Volentieri, infatti, perché voi comunque state continuando a fare delle attività online, tra cui ad esempio le vostre rassegne di cinema italiano, giusto? Sì, il lunedì sera facciamo la diretta col Cineforum, Chi fermerà il cinema? E stiamo comunque facendo tante cose, perché quell'aspetto lì non lo vogliamo mollare. Finché okay. Possiamo fare. Ricordaci quindi allora tutte le coordinate per seguire lo Spazio Ligera. Allora sì, seguiteci sulla pagina Facebook di Spazio Ligera e sul sito, e lì troverete tutto, anche su Instagram. Diciamo, le dirette le facciamo dalla pagina Facebook. Perfetto. Ok? Perfetto, grazie mille davvero, e allora buona continuazione e buona scrittura a questo punto, va bene?
Un abbraccio a tutti, ciao. Grazie mille a Federico Riccardo dello Spazio di Gera, grazie mille davvero e complimenti per questa bellissima epopea che appunto potrete avere la fortuna di leggere se vi impegnerete anche ad aiutare grazie alla raccolta fondi su Produzioni dal Basso col crowdfunding. Avete qua sotto alla nostra diretta, avete il link. È il momento invece di dare lo spazio, dare la linea alle foche parlanti, Alice Bertolasi quest'oggi. È un momento, come sempre, intenso di poesia. Allora ci colleghiamo invece, visto che c'è un attimo di problema, torniamo subito allora a collegarci invece con Albi Oxa e Simona Dell'Utri, che so essere collegati, quindi adesso prendo tempo un attimo perché c'è un attimo di problema nel collegamento, ma adesso li riprendiamo tutti quanti subito. Buttate giù la diretta, ritiratela su così non c'è problema, perfetto, infatti. Perché oggi parliamo appunto di Milano Inter. Eccoli qua che già li vedo. Li vedo, eccoli qua, ovviamente eccoli qua. Buongiorno a entrambi. Siete forse mutati entrambi nel microfono, oppure... Eccoli No, qua, adesso vi sento. eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno Simona, ti chiedo se puoi spostarti leggermente alla tua sinistra così ti vediamo meglio, perché siamo, ecco, ancora un pochino, grazie, così eccoci qua, perfetto. Ok. Oggi abbiamo qualche problemino sul collegamento, quindi devo indicarvi io la strada, ma va benissimo così. Allora, reduci da una settimana intensa che è stata quella della Digital Week. Esattamente, esattamente. Think human, act digital. Siamo reduci anche da questo spot che abbiamo ripetuto all'infinito a tutti i partecipanti che hanno deciso, insomma, di prendere parte a questi eventi, ai nostri incontri. E siamo reduci in realtà in modo molto positivo perché siamo soddisfatti del risultato. C'è stata molta partecipazione, le persone si sono... Come dire, hanno partecipato in modo attivo, ecco. Abbiamo invitato anche degli ospiti per animare il tutto, per rendere, le tematiche che abbiamo proposto in ogni evento ancora più interessanti. E dobbiamo dire che tutta questa esperienza è stata stancante, ma soddisfacente ed è stata soprattutto uno stimolo per poter. Ci ha permesso, insomma, di farci un piano per quello che sarà il futuro, quindi di creare altre occasioni anche fuori chiaramente dall'agenda della Milano Digital Week in cui dare spazio a giovani e soprattutto in cui affrontare tematiche che sono quanto più contemporanee e legate quindi al digitale e all'utilizzo di esso, ecco. Nella vostra settimana so che avete fatto anche una call, nel senso che avete chiesto alla gente di raccontarvi un po' il mondo del digitale, di trovare anche delle soluzioni per cercare il, l'avete definito digital lover, vero o sbaglio? Vai, vai Simo. Sì, ci piace, siamo innamorati del digitale e allora cercavamo chi attraverso questa passione del digitale potesse raccontarci un progetto magari chiuso nel cassetto. Per poterlo poi realizzare, concretizzare come tutti i percorsi dentro Valori e anche insieme a Milano Integra, quello che vogliamo fare è accompagnare e aiutare i giovani a realizzare i loro progetti. E quindi c'è stato questo contest, hanno partecipato in diversi ragazzi, ma ha vinto un giovane della provincia di Milano, quindi nella vostra fatidica città. E ha presentato un progetto molto bello, si chiama Mestieri Digitali, con tanto di presentazione PowerPoint e quindi già con delle idee molto chiare su cosa realizzare. È stato un po' costruito a pennello, un po' sull'associazione Milano Integra e anche su Valori App, perché l'idea è quella di creare questo passion team di digitali che aiuteranno e sosterranno sia le associazioni che le piccole e medie imprese che hanno bisogno quindi di strumenti digitali per promuovere le loro attività. Esattamente, e per evidenziare e mettere in luce il loro impegno, insomma, verso le attività e verso tutto quello che è la comunità, quindi i bisogni della comunità.
Cosa c'è invece nella prossima settimana, nel senso nei prossimi giorni, nelle vostre attività? Valori insieme a Milano Inter, so che insomma state facendo, sviluppando tanto. È stata una settimana interessante quella che avete appena passato, giusto da quanto ho capito. Cosa avete imparato in questa settimana e cosa vi porterete nelle prossime settimane? Simo, rispondi prima tu. Beh, io ho imparato che le alleanze fanno sempre bene a tutto e a tutti, quindi è stato un incontro fantastico con artisti come Giulia Bazzoler, che è una pianista conosciuta a livello internazionale, con Fiona, Tech Princess, con il Passion Team di Valori, che stanno creando e realizzando un ebook presto disponibile, che magari racconteremo anche qui in TV, sarà una bella esperienza. Okay. E quindi un confronto continuo e grandi interscambi e poi anche nuove consapevolezze, io direi, perché anche gli ospiti si sono veramente confrontati con appunto le speaker che erano principalmente donne, vorrei dire, sottolineare. Ottima scelta. Dicevo ottima scelta, Simona, ottima scelta, brava. Guarda, non si sbaglia quasi mai. E quindi no, è stato veramente molto molto appassionante, devo dire. Io Albi, era la tua anche prima, che... Albi, era la tua prima Digital Week o l'avevi già fatta? Questa è la prima Digital Week, difatti siamo stati davvero molto contenti di partecipare in coppia, e direi con che coppia, no? Poi si è formata una super coppia, quindi abbiamo debuttato insieme a Valori, perché chiaramente l'identità digitale che ha Valori ci ha dato molta consapevolezza anche a noi come progetto Milano Integra, e poi è stato un lavoro, come dire, a quattro, anzi sei braccia, Simona, o di più forse, perché è stata bella la fase proprio di ideazione degli eventi, perché siamo partiti, no, dagli elementi in comune, e poi abbiamo costruito comunque un filo che potesse unire, ripeto, le esigenze dei giovani di adesso, e soprattutto che potesse poi rispondere alla call della Milano Digital Week, e quindi città, sostenibilità e equità, insomma città sostenibile e equa. E quindi sicuramente siamo usciti da questo evento con molta consapevolezza e direi anche valorizzati, perché, ripeto, ci ha molto colpito il coinvolgimento dei partecipanti, quindi erano giovanissimi tutti, perché abbiamo capito che non sono per niente spaventati dal digitale, meno male, ma anzi hanno desiderio di utilizzarlo, di farne un buon uso, perché desiderano tantissimo costruire un futuro anche, direi, molto ambizioso, vero Simo? Veramente. Una speciale molto alta, non si spaventa. Ottimo, bene, bene. Allora, insomma, speranza allora in queste generazioni. Esatto, esatto. Ed è per questo che noi insieme abbiamo deciso, l'avevamo già deciso in antecedenza, però ancora di più vogliamo appunto creare quanti più occasioni, sviluppare quanti più progetti, modelli che coinvolgano i giovani e che gli diano modo di esprimersi e quindi di poi realizzare quella che è la loro visione, che si tramuterà per tutti noi in futuri servizi piuttosto che progetti a cui noi tutti faremo, come dire, ne faremo uso. E quindi siamo davvero contenti, Fabio. È stata una super esperienza. Prima Digital Week, ma non ultima. Bene, 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 bene. Allora, davvero, vi ringrazio tantissimo per averci raccontato com'è stata questa Digital Week. So che avete tante cose anche in cantiere, ma ne parleremo sicuramente a questo punto nei prossimi appuntamenti, perché ricordiamo tutti i mercoledì con Milano Integra. Esattamente, esattamente. Ogni tanto portiamo anche Valori. Ormai Milano Integra vuole apparire sempre in coppia, ci abbiamo preso gusto, abbiamo capito che ci aiuta in realtà, no? Sia ad aiutare qualcun altro e sia ad acquisire anche noi molta più consapevolezza, e quindi ci piace fare rete in rete. Sì. Perfetto, io poi vabbè, devo tirare le orecchie a Simona, però, perché ho visto che per mettermi la barba sull'avatar di Valori devo avere i coin, allora io faccio l'istanza. Ti tocca no, cioè, io sono senza barba, io sono senza barba su Valori, e io la barba ce l'ho dalla seconda media, quindi io voglio dire che o cambiate
o adesso faccio una class action per chiedere la free barba per tutti, va bene? Va bene, siamo molto aperti. No, grazie mille davvero Valerie, grazie mille per quello che fate, davvero molto interessante la vostra app. Questa è la testimonianza di come la sto sbirciando in queste settimane, perché davvero è molto molto interessante quello che fate, quindi complimenti davvero Simona. Grazie mille, vi aspettiamo tutti allora. Più siamo e più, troverete tutti quanti le coordinate appunto nella diretta qui sotto nei commenti su come fare per scaricare Valori, per sapere di più su Milano Integra. Ricordiamo appunto Milano Integra presente ormai su tutti i social, col sito internet funzionante, bello aperto e pieno di contenuti, giusto? Esattamente, il sito oramai è, come dire, una cosa che ce la siamo messi da parte, perché ci abbiamo messo tanto a realizzarlo. Ora c'è, potete consultarlo, lì trovate tutta una serie di informazioni sul chi siamo noi, chi ha ideato, dove vogliamo arrivare, i nostri contatti chiaramente, quindi sicuramente è il centro da cui potete scoprire poi in realtà non solo Milano Integra ma anche gli altri partner, tra cui Valori, tra cui voi anche di Milano News. Quindi ecco, quello che noi vogliamo fare con Milano Integra è integrare, nel senso che integriamo, è vero, i nuovi cittadini che arrivano a Milano, ma lo vogliamo fare integrando poi appunto altri soggetti nella rete come noi, terzo settore e non, perché crediamo tantissimo in questo metodo, perché è un metodo, quindi non è una cosa improvvisata, funziona l'alleanza quando è bilaterale, quando da entrambe le parti ci sono azioni, ed è questo che renderà migliore la nostra città, per non dire la nostra nazione. Quindi evviva noi. Direi il potere delle rette siamo noi. Grazie mille davvero allora entrambi, buona settimana, buona continuazione, ci vediamo sicuramente mercoledì prossimo allora. Grazie ciao, a tutti. Ciao a tutti. Grazie mille davvero. Grazie mille a Albi Oxa e Simona Dell'Utri, grazie anche a voi che ci avete seguito in tanti quest'oggi. Noi torniamo come sempre venerdì con una nuova puntata di Good Morning Milano, ma non perdete di domani sera invece l'appuntamento alle 19.30 con Municipio X. Continua il nostro format insieme a Francesca Cutrone per far parlare i municipi, i presidenti dei municipi, tutti i presidenti sono già passati qui da Milano News, stiamo già iniziando a farveli vedere tutti quanti possono rispondere alle vostre domande, tutti i presidenti del municipio qui su Milano News, grazie a Municipio X e grazie a Francesca Cutrone. Grazie mille a voi per averci seguito, ci vediamo presto, buona giornata a tutti, arrivederci.